L'MXR giallo per eccellenza, nonostante Distortion nel nome addirittura Plus, non è così estremo. Il progetto risale agli anni 70 e uno dei primi utilizzatori fu Jerry Garcia dei Grateful Dead. È sensazionalmente semplice ed efficace, insomma, un vero dinosauro. Sviluppato dalla MXR, è anche uno dei primi pedali ad utilizzare l'op amp al posto dei transistor. Il chip utilizzato è l'LM741 ed è seguito da due diodi al germanio antiparalleli posti tra il segnale e la massa che generano di fatto la distorsione. La bellezza del Distortion Plus si nasconde nel taglio che avviene sulle basse man mano che si interviene sul gain. Infatti sul pedale abbiamo solo due manopole, non c'è nessun tipo di controllo di tono. Però man mano che si aumenta il gain si andranno via via a scaricare le basse. Il taglio va dai 3 Hz con il gain a 0, chiaramente inudibile, fino ai 720 Hz con il gain a cannone. Tra l'altro è lo stesso taglio utilizzato anche dal TS9. 720 Hz sono circa a metà tra il Fa e il Fa diesis sulla prima corda al 13° tasto. Non bisogna però pensare a questo taglio come un mero filtro passa alte, quindi che taglia tutto ciò che c'è sotto i 720 Hz e via via allargando la banda fino ai 3 Hz. Senza addentrarci nei tecnicismi, il circuito distorcerà più le frequenze alte limitando il volume delle basse, via via con un taglio diverso a seconda del gain impostato. In questa maniera si otterrà un suono sempre più acido, sempre con meno basse, sempre più potente e con un gain bello tosto. Il Distortion Plus negli anni è stato abusato e copiato in ogni maniera. Basti pensare per esempio che un overdrive costosissimo venduto a migliaia di euro come il Clone Centaur nel suo circuito nasconde una certa somiglianza con quello dell'MXR. È acido, gnucco e pieno di personalità, per questo nel corso degli anni è stato utilizzato nei più svariati generi. Proprio per questa sua natura mai troppo cattiva ma allo stesso tempo neanche mai abbastanza dolce, è finito nelle pedaliere più disparate. E, oltre al già citato Jerry Garcia dei Grateful Dead col suo suono spiccatamente anni 70, è stato sotto i piedi di Randy Rhoads con Ozzy Osbourne e anche sotto i piedi di Dave Murray negli Iron Maiden nello Slavery Tour tra l'84 e l'85, per cascare poi più recentemente nella pedaliera di Tom York dei Radiohead per dei suoni molto più alternative e moderni. E sicuramente però nelle ritmiche punk, che devono essere acide, potenti, belle sgranate, che trova la sua giusta dimensione. Ma anche sotto i piedi di Andy Summers, nella pedaliera costruita per lui da Pete Cornish, troviamo infatti un MXR Distortion Plus. Però adesso lascerei far due note a Gianni Royati che quando non shredda di Police è cintura nera. Nel
Nell'articolo, linkato qui sotto, troverete qualche altra informazione sul Distortion Plus e anche qualche ipotesi di settaggio per i vari generi. Io sono burazdiaccordo.it e se vi sono piaciuti i nostri video iscrivetevi al canale. Tra l'altro potete seguirci anche su accordo.it dove trovate migliaia di articoli ogni settimana e un sacco di lezioni. Tra l'altro adesso è partita anche l'Accordo Academy, un sistema nuovo di fare lezione a distanza. Potete anche sostenerci abbonandovi a Biblioteca dove trovate raccolte tematiche interessantissime oppure acquistando i nostri manuali su Shop. Su Shop trovate anche un sacco di prodotti in vendita messi online dai migliori negozi d'Italia. Dateci un'occhiata. Alla prossima!